E ci siamo? Ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Allora, continuiamo la nostra avventura. Accendiamo la luce qua, se non si vede un cazzo. Ecco qua. Andiamo. Eravamo qui. Droni, pattuglie, si sono accampati per bene. Vedo. Avranno chiuso il mandato. Vi, hai visto? Le pompe sono in buone condizioni. Non sembra del tutto abbandonato. Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo. E presto. Allora, io devo entrare lì dentro. Facciamo spegnimento a distanza. Andiamo un po'. Funziona? Allora, 1CBD1C. Top. E addirittura un achievement. Ok, lì c'è uno. Facciamo, scendiamo, dai. Cacciamo fuori l'arma che... Siamo pronti? Andiamo. Spegni. Ok. Calma. Gli sbirri passano proprio adesso? O no? Non è una macchina di sbirri. Attenzione, lì c'è un cecchino. Allora, cerchiamo di ammazzare quel cecchino laggiù che ogni volta che mi avvicino mi vede. Allora, tu mi fai riavvia, no, distrae i nemici.
Ok, andiamo. Non so, il terminale non funziona. Neanche su banda larga. Così tutta Night City verrà a sapere che l'AV della Kangtao è stato abbattuto. Ci strapperebbero le palle. Andiamo, andiamo. Se perdiamo il passeggero, ci fucilano direttamente. Ok, uno è andato. Collegati. No, dicevo, collegati. Allora, E9. PD1C E9. Ok. BD1C E9. Ok. Inventario. No. No, zaino. Allora, questo è molto potente. Quindi, questo lo lasciamo. Questo lo lasciamo che fa schifo. Chiudi inventario. Mettiamoci una bella pistola come questa, va. Ok. Poi indietro, inventario. No. Zaino. Pistola, questa la lasciamo. Questo qui. Questo lo possiamo anche lasciare, questa roba qui. Questo lo lasciamo. Questo pure. Questo pure. Ok, per il momento va bene così. Allora. Scendiamo, dai. Scendiamo. Aia. Bravo. Si fa il giretto, lui. Ecco qua. Perfetto. Facciamo sneaky, facciamo. Sono dentro. Elman. Merda, m'ha visto. Sotto attacco. Nemico sotto tiro. Apro il fuoco. Cazzo. Bel bordello, bel bordello. Allora, parate! Prendiamo il fucile a pompa, va. Bene, contatto! Questo sta... Contatto! Parate! Tutte le unità!
Io vi lancio le bombe a mano. Le bombe a mano a mano. Fuoco! Fuoco! No, 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 no. Via. Allora, cambiamo. Mettiamo la fucile di precisione, via. Via, via, via. Ringaggio il nemico. Bravi tutti. Ok. Molto meglio. Equipaggio. Che arma è questa? Maledizione! Riorganizzati! Grande Scardi! Bella Scardi. Sparate! Ah, ok, questo praticamente ti... Ok, prende e spara. Infatti Scardi, guarda, non ci vedevo più, che casino, guarda. Che macello, guarda. Che dici, Scardi? Uno schifo. Allora, qua gli lanciamo una bella granata. Tac. Piano però. Dio. Madonna mia, Scardi, guarda. Mo rifanno la zona rossa, lo sai, pure qua nelle Marche. Non riesco a mettere. Ah, eccolo. Ah, non si sa, Scardi, che stanno a fare in Abruzzo. Via, via. Via. Ha impianti da combattimento. Ok. Ah, quella lì è una torretta, che roba è? Terzo occhio. Sta diventando sempre più potente. Ah no, aspetta. È un terrorista.
Mi scrive terroristi. La torretta bastarda? Ecco qua. Secondo me questo Scardi sarà l'ultimo lockdown, dai. Sarà l'ultimo, dai. Vieni fuori! Mani bene in vista! Mi senti? Complimenti per la mira. Olè. Ok, allora. Devo trovare sto Hellman alla stazione di servizio. Cioè, troviamo, dai. Andiamo sopra. La rissa sopra. Bella Frazzovix. Speriamo, dai. Se no è il macello. Guarda che casino. Che macello. Eccolo il bastardo. Chi ti manda? Ehi, calmo. Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka. Grande Moribdeno. Che ridicolo topo di fogna. Non sa se urlare o scappare. Tappagli quella bocca. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Dai, chiamiamo su Takemura, va. Va bene, Moribdeno, a dopo. Allora, chiamiamo Takemura, va. Vai, Takemura. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Quello là dietro come sta? Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Suzuki. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Sì, Scardi. Si vede un po'. Cioè, voglio portarlo dove potete parlare con calma. Rispetto all'inizio è un po' meglio, però voglio dire, secondo me su PC era tutta un'altra cosa. Devo scappamo. Andiamo, sembra grandi. I tuoi nuovi ciumba siano qui. Eccola. Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Lo butto sulla moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Come si sente? Sente bene? Cioè, voi sentite che dicono? Devo solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. A voglia. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo. Un po' basso. Pure. Fanculo a tutti. Sei però bravo, alzato un po', mi sa. Senti. Non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Esci, vabbè. Le circostanze non cambiano nulla. Capito. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Calma. Porca puttana. Niente. Non preoccuparti per Sol. Non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Bravo. Però a lui frega di te, Panam. Non
Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirmi. Era preoccupato che potesse succedersi qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirmi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Ci sta. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. È un po' una merda. Le cose qui non sono mai semplici. È vero. Ma me la caverò. E tu... tu fai attenzione, va bene? Va bene. Ci vediamo, dai. Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Bene, dai. Andiamo. Andiamo avanti. Eccoci, ma vi facciamo due domande. Ehi. Dove sono? In un motel. Cos'è motel, questo posto? In mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non importa. Tanto non puoi scappare da qui. Perché siamo qui? Voglio parlare della tua invenzione. Il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Non mi manda nessuno. Ho un problema e tu mi aiuterai. E questo cos'ha a che fare con il biochip? La tua tecnologia mi sta uccidendo. Dubito che tu l'abbia pubblicizzata così. Se vuoi aprire un reclamo, mi servono più dettagli. Ho il costrutto di Johnny Silverhand conficcato in testa. E non lo voglio. Silverhand? Costrutto? È impossibile! Eh sì, calma. Dove hai preso questo biochip? È una lunga storia. È una lunga storia. Se la Arasaka mi trova, sono morto. E anche tu. Quindi... non abbiamo fretta. E la cosa mi interessa. Davvero? L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai pagato. E tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di testa. In realtà non è stata una cattiva idea. Il costrutto mi ha riavviato quando mi sono beccato un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. La preziosa tecnologia della Arasaka a spasso per le strade. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ne immaginavo. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. E cosa differisce da quella normale? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso. Qualcosa di più... cosciente? Aggressivo. È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Grande Sambo! Il progetto era ancora in fase di test. Quindi... praticamente c'ho nella testa una cosa che nessuno sa come funziona. Chi potrebbe... parla di qualcosa. Sì, stai calmo. Chi potrebbe permettersi questa versione? Quanto potrebbe costare l'immortalità? Chi potrebbe permettersi questa tecnologia? Nessuno. Il modello non doveva andare sul mercato.
Il prototipo è stato un ordine diretto di Saburo Asaka. Il vecchiaccio. Ha supervisionato personalmente l'intero progetto. Quindi se non fosse per Yorinobu, nessuno l'avrebbe scoperto. E se non fosse per te, il progetto non sarebbe stato un successo. È una scoperta incredibile. Come doveva funzionare esattamente questa nuova versione? Pensavate di cacciare l'engramma delle persone fuori dal loro corpo? È una cosa voluta. Durante i test, pensavamo che il corpo sarebbe stato neuralmente indifferente all'installazione. Vuoi dire morto? Sì, il che rende la tua situazione molto interessante. Sì, sì, magnifico. La tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Togliamoci sta roba, va. Tanto non succederà, lo so. Incredibile. Sembra che... Incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Oh, cazzo. Che cazzo che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal chip. Molto bene. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta. È darti il contatto di una buona clinica in Svezia. In Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale. Alleviando... Uè, bella Davide! Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test. Non puoi sapere come finirà. Oh, invece sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. Video... È programmato per assimilare il nuovo ambiente. L'ho finito un video. A tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di lui. Quindi, qualunque aspetta un attimo faccia, che stanno parlando di cose importanti. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand, mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nell'Arasaka. Praticamente ho fatto un video che non è una canzone, però. Sarà pubblicato domenica a mezzogiorno, quindi mi raccomando, stateci. Sarà un video dove parlo di un gruppo che... cioè di musica parlo, quindi un po', è molto diverso dal solito. Però poi spetterà a voi decidere se ne vale la pena o meno. Silenzioso. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Sul canale principale. Che è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli. In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili, almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico, un terrorista, un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sarebbe divertente. Johnny. Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Sai che ti dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kang Tao. Al diavolo la Kang Tao! Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Ratto!
La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Buonasera, buonasera. Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Grande ratto, che dici? I progetti. Cervella. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnologia. Uè, napoletane. Che ovviamente non si può comprare, si può solo craccare la versione napoletana. Che cosa gli farai? Che cosa gli farai? Non ho ancora deciso. Suzuki. Stai parlando sul serio. Mi conosci. So essere impulsivo. Impulsive. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Di, non lo dimenticherò. Ma di che cosa? Ti preoccupa? Ah, che caldo. Ho la gola. Cristo santo, guarda qua. Inaccettabile. Che cazzo sta succedendo? Allora, attenzione, qua succedendo un casino. Perché ecco che... Diamoci una mossa. È il momento in cui mi sveli il tuo piano segreto per annientare la Rasaka? No, è quello in cui disprezzo i ladruncoli da quattro soldi che si credono dei ribelli appena mettono piede nell'afterlife. Forse pensi di aver sfidato la Rasaka, ma per loro sei solo un insetto. Ti schiacciano quando vogliono e ti gettano nel cesso. Devo andare. Stammi bene, bello. Va bene. Adesso sto meglio, eh. Attenzione. Down on the street. Allora... Finalmente ho capito un po' di cose, insomma, mi erano rimaste, diciamo che non mi ricordavo una mazza di quello che stavo facendo perché ho giocato in tempi diversi, diciamo. Adesso è tutto un po' più chiaro. Allora, prendiamo la moto, piano, e andiamo. Allora, cambia visuale. Cambia visuale. Grazie per essere stati con N54 News. Al prossimo notiziario. Allora, non capisco cosa mi stava succedendo. Sono in questa città libera di fare quello che voglio. Ah, no, davvero libera, ho lasciato la mia vecchia vita. Cioè, vuol dire scoppiare. Non capisco. Allora, ha senso? Forse Peach aveva ragione, dovresti tornare indietro. Andiamo. E anche se Saul... Allora, andiamo. Andiamo. Comunque questo nuovo video che ho fatto a me piace, nel senso che lo so che sembra strano detto da uno che l'ha fatto, cioè quello che ha fatto lo dice, però insomma poteva venire molto peggio e secondo me è venuto abbastanza bene. Sicuramente è un è un esperimento, perché non ho mai fatto una cosa del genere, però boh, non lo so, a me ha convinto. Poi
E l'unico problema di questo video è che probabilmente non lo vedrà nessuno, perché è su un gruppo sconosciuto. È una cosa molto diversa da quello che ho fatto fino adesso sul canale, quindi praticamente non lo vedranno in molti. Esatto. Però in realtà la direzione che prenderà il canale sarà quella, cioè nel senso, oltre alle canzoni divertenti e tutto, voglio pure che diventi un canale dove insomma c'è un po' di condivisione culturale. Si chiama V. Si chiamano tutti V, non c'è un nome, non gli posso dare il nome. Però nella nostra lore si chiama Cyberbero. Prende Barbero nel mondo di Cyberpunk. Guarda come va con la moto. Guarda come va, oh. Guarda che stile con la coppola siciliana. Ma andiamo sottoterra, va, così. Stavo per Vagdaverius. Rispondi. Non ci conosciamo. Mi chiamo Elizabeth. Io e mio marito. Grande molibdeno! Una faccenda un po' delicata da gestire. Riteniamo che potresti aiutarci. Va bene. Di che si tratta? Chi è tuo marito? Posso chiederle chi è suo marito? E anche chi è lei? Preferirei non discutere dei dettagli al telefono. Per favore, incontriamoci e ti spiegherò tutto. Va bene. Come ti dicevo, è una faccenda piuttosto delicata. Di che si tratta? È una faccenda così delicata. Preferirei discuterne di persona, se non ti dispiace. Possiamo incontrarci? Va bene. Sì, vediamoci. Ti mando l'indirizzo. A dopo. I fuck the law. The law. È Paolo Mieli. Lo sai qual è il problema, secondo me? È che interrompe sempre. Cioè, il problema della moglie che mi ha chiamato adesso, che devo risolvere, che il mio personaggio deve risolvere, niente, deve mettere a posto, è che lui interrompe sempre. Questo è il problema. Ogni volta che parla, ma mi dica... Dimmi un libro, mi dia tre libri che consiglia. Quello lì è il problema. Siamo al porto. Aspetta. No, allora scusa, vado a fare questa missione, visto che devo aspettare. Andiamo, parliamo con Elizabeth. Oh, ma che è? V, come va, tesoro? Ascolta, bene. Un'occasione d'oro per te. Dicono che le occasioni d'oro di Waco siano merda incartata con cura. Ci sta. È una bella definizione. Situazione difficile. Di cosa parliamo? Oggi si commettono crimini, ma soprattutto si guadagnano un sacco di euro-dollari. Che è successo? Ha sbroccato? Rocket League non ci ho mai giocato, ma potrei farlo. La sua colpevolezza è stata dimostrata. Intendo. Allora, davvero di morire. Ti sembro per caso un procuratore penale? Che
Che ha fatto esattamente? Non sono neanche una reporter. Vuoi il lavoro o no? Ok. D'accordo, ci sto. Rocket League non ci ho mai giocato, ma potrei farlo. Perché no? La sesta è Brandon. In auto. Vuole venire con te per vedere di persona quando gli fichi un proiettile tra gli occhi. In bocca al lupo. Ah no, sbagliato, è sempre quello. I fucked low. Sapete che, allora, io praticamente ho fatto il Game Pass ad un euro e dura un mese. L'avevo fatto per forza. Però con il Game Pass, con il Game Pass c'è anche Sea of Thieves, che secondo me in compagnia fa paura, è bellissimo. Magari, non lo so, vediamo, dai. Se, oh, se volete fare una partita a Rocket League possiamo farla, non c'è problema. Anche se io faccio, sicuramente farò cagare. Che roba, eh? Che sterzate. Sea of Thieves, l'unica cosa è che mi servirebbe qualcuno con cui giocarci. Se voi ce l'avete, possiamo farlo. Rocket League è composto da gare illegali in Calabria. Per quello non ci ho mai giocato, perché non sono mai stato in Calabria. Olè. Ah, non ci vedevo un cazzo. Comunque ho fatto VIP un po' di gente l'altro giorno. Non vi posso fare sia VIP che moderatori, quindi così va bene. Ma infatti Rocket League non ci ho mai giocato perché, diciamo, che non ho mai trovato una compagnia con cui giocarci, però sembra interessante. Poi comunque io non sono uno che gioca spesso ai giochi online, però si può provare. È tutta un'altra cosa, Molibde. Prego, sali in macchina. Andiamo. Ok. Salve, B. Sono Jefferson Perales. Hai già parlato con Elizabeth, mia moglie. Salve. Piacere. Piacere, signor Perales. Signora Perales. Ottimo lavoro, Liz. Lei è brava a valutare le persone. Sapeva che avresti funzionato. Ma non abbia fatto ancora niente. Allora, cosa posso fare per voi? Carter, andiamo. Elizabeth? Beh, come probabilmente sai, il sindaco Lucius Rhine è morto di recente. Vogliamo sapere come e perché. Tutto quello che è rilevante. Era su tutti i notiziari. Naturalmente. I media ci hanno sguazzato per settimane. Queste notizie sono una manna per loro. Esatto. E si sono persi qualcosa? Abbiamo motivo di crederlo, sì. Da quel che so, il caso è già chiuso. Infatti, ovvio, la polizia l'ha definita una morte naturale. Rhine è morto a casa per un guasto dell'impianto cardiaco. Cura. All'attacco di quel cyber psicopatico al municipio alcuni giorni prima ci lascia. È un po' migliorato Aletor. Cose distinte. E comunque quello che vedete voi, comunque, è come posso dire, è filtrato da Twitch, quindi non è proprio si. Cioè, vedendolo qua dal vivo è un po' diverso, però. Però devo dire che il frame rate è migliorato. Cosa vi fa pensare che i poliziotti si sbaglino? Avete delle prove?
Poco prima della morte, Rain aveva tagliato il budget dell'NCPD. Forse si è inimicato qualcuno. In ogni caso, abbiamo l'attacco di quel cyber psicopatico su BD. Il nostro capo della sicurezza l'ha analizzato, ma non ha trovato nulla di insolito, per così dire. Ci serve un tecnico di Brain Dance, un professionista. Sono riprese originali. La PS5 deve tornare al suo posto entro oggi. Oppure parecchie persone finiranno nei guai. Se accetti di aiutarci, potrei vederlo subito. Va bene. La PS5 la prenderò quando, prima di tutto, quando sarà disponibile. Secondo, quando ci sarà qualche gioco interessante. Tra i giochi che usciranno su PS5, forse quello che mi interessa di più è God of War, perché il primo su PS4 mi è piaciuto un sacco. Ma sai qual è il fatto? Che ho talmente tanti giochi che o su PC che ho già, oppure tipo vorrei giocare The Last of Us Parte 2, Doom Eternal. La domanda è: che cosa ci fai tu qui? Quindi, anche il mio cervello, no? Quindi per il momento non me la compro. Non so quando. E questa volta non riprendere ogni culo che vedi. Stai sul sindaco. La roba appartiene al municipio. Deve sembrare del municipio. Allora, calma. Cambia livello. Audio. Questa è la seconda conferenza in 3 giorni. Non so per cosa sia tutta questa fretta. Ecco perché io sono il sindaco e tu no. Adesso ci serve visibilità. Stai lavorando troppo. Riposerò stanotte. La mia stanza al Red Queen Race è pronta? Sì, certo. Bene. Adesso vai. Devo provare. Allora. Red Queen's Race. Ti viene in mente qualcosa? Certo, un branco di inglesi con parrucche incipriate che urlano tagliategli la testa. Tagliategli la testa, attenzione. Sai, puoi anche dire che non ne hai idea. Allora, fermi tutti. Non so per cosa sia tu. Chi è questo Holt? Non ne ho idea, coi buffoni mi sembra. Che se magna, boh. Da questa fretta. Vediamo. Ecco perché io sono il sindaco e tu no. Adesso ci serve visibilità. Stai lavorando troppo. Riposerò stanotte. La mia stanza al Red Queen Race è pronta? Sì, certo. Bene. Tu che te mangi, ratto? Giusto pochi secondi prima dell'attacco. Sembra pianificato, come fosse fatto di proposito. Oppure lo psicopatico ha visto un'occasione e l'ha colta. Non diventare paranoico. Adesso vai, devo provare. Che è successo, Dylan? Abitz. Top. Faccio passare. Fallo aspettare. È importante, devo parlare col capo della sicurezza del sindaco. Bene, fallo dopo la conferenza. Lo sbirro voleva dire qualcosa alla sicurezza. Probabilmente che era pronto a leccare il culo di Rain. Allora, fermo. Il terminale è la famiglia, Omar. Coincidenze molto più strane. Ad esempio? Ad esempio quando ti fai una tipa e poi più tardi la stessa notte anche sua sorella e poi viene fuori che erano entrambe delle suore. Ti è davvero successo? No, ma potrebbe. Allora, fermi tutti. Ho litigato con una persona, la discussione si è conclusa, ma sono ancora scaldato.
Vuol dire che devi discuterci ancora finché non fate pace. Il corpo è sparito dall'obitorio e nessuno l'ha visto. Qualche sbirro si sarà comprato una nuova auto. Oppure puoi anche fare così, Dylan. Esatto, oppure puoi bruciargli la casa. Non hai bisogno di sapere le cose. La gente non cambia mai. Oppure fai aspettare un giorno. Ti vai a mangiare una pizza un po' come ti mangi una pizza, come Faratto. Che cazzo è successo? Fai passare un giorno e poi vedrai che la cosa si risolve. lo sai che non so, cioè non si può bruciare case qua. Infatti fa schifo sto gioco. Non puoi bruciare case. La merda. Ma che cazzo è successo? Bug? Sei qui, magnifico. Allora, che ne pensi? Hai visto qualcosa di sospetto? Qualunque cosa. Oppure siamo paranoici. Questa faccenda puzza più di Coronado Bay a luglio. Quella napoletana c'è piena di orologi e portafogli. Qualche domanda a questo punto? Sai qualcosa del poliziotto che ha salvato Ryan? Il detective River Ward, brav'uomo. Abbiamo lavorato ad alcuni casi insieme. Se vuoi sì, parlare, sì. Ti metto in contatto. Si scherza, eh? Guardie del sindaco sono dell'NCPD? No, sono state scelte da Holt e pagate da una corporazione. Ma ci sono anche degli ex poliziotti. Tutti in carcere. Allora, a parte la squadra di Ryan, non ci sto capendo un cazzo su questa missione che sono troppo distratto dalle cazzate di Ratto. Ward ha avuto un ottimo tempismo. O è un tipo molto fortunato o aveva una fonte. Buone informazioni. Mi serviranno entrambe. Ben detto. Ti mando i suoi dati. Se ti serve altro, facci sapere. Ti aiuteremo. Va bene, dai. A proposito di Napoli. Comunque, ho visto l'altro giorno un film spettacolare. Si chiama Song Napoli. Praticamente è un misto tra un poliziesco e una commedia italiano, è un film italiano ambientato a Napoli, dove c'è un poliziotto che si deve infiltrare in un matrimonio di camorristi, e per infiltrarsi praticamente entra a far parte di un gruppo di musica neomelodica. Perché questo era un pianista. È un bel film, eh? Ve lo consiglio. Sta su RaiPlay, è gratis, quindi non ci avete scuse. Chiama Detective Ward. Ward, con chi parlo? Sono V. Sto indagando sulla morte di un certo Lucius Ryan. Chiedo perché? Non sei un poliziotto. Sto conducendo un'indagine privata su questa faccenda. Beh, buona fortuna. E fammi un favore, dimenticati questo numero, ok? Non sopporto gli investigatori privati. Ma che cazzo dici? Non sono un investigatore. E allora cosa sei? Incontriamoci, lo scoprirai. D'accordo. Sto andando a Chubby Buffalo's. Arrivo subito. Andiamo, va. Allora, la macchina. Prendiamo la macchina. Cioè, la moto. Zazzera. Ratto è impazzito. Ha sfammato la zazzera come se non ci fosse un domani.
Olè. Certo che guida, la guida in prima persona fa venire il vomito. Allora, cambia visuale. Niente, non cambia. Ma che bel emoticon! Potete spendere 320 punti. Oppure ancora meglio, potete subarvi gratuitamente con Amazon Prime. Bravo, ratto, bravo! Così che io possa riuscire finalmente a mangiarmi una pizza. Esatto. Bravo. Guarda, ratto, fai un po' punto esclamativo, non mi ricordo. Sap? Provo io. Cazzo. Credi? D'accordo, ho bisogno del tuo aiuto. Possiamo tu vederci? Devi essere V, il mio partner, detective. Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Non sai quanto mi fa piacere. Che sta succedendo? Vieni al campo degli Aldecaldo, ti spiegherò tutto. Gli Aldecaldo? Pensavo ne fosse uscita. Avanti. È una lunga storia. Fa presto, ti aspetto. Va bene, però, cioè, io stavo parlando con questi prima. Volevi parlare? Che ne dici se parliamo in privato? Anne e io siamo una mente sola. Non abbiamo segreti. Vuoi davvero lavorare con un mercenario? Non so ancora. No, non funziona. Qualcosa di nuovo. Cazzo? Ancora con quella storia? No, non me lo ricordo. C'era un comando per far uscire il link per abbonarsi, però non mi ricordo qual è. Tu pensa come sono informato, sono preparato su Twitch. Ecco, però questo è venuto da solo. Però potete abbonarvi con quel link. Andare a prendere mia figlia. E almeno cercatevi un angolino più tranquillo. Nessuno può ascoltarvi. Va bene. Ok, parla. Che problemi hai? Allora, che cazzo sta succedendo? Ogni tanto si bugga come peggio di Skyrim. Vedo che il detective Anne non ama i mercenari. Non prenderla sul personale. Anne non ama nessuno, tranne sua figlia. Volevi parlare? Prima dell'attacco volevi parlare con le guardie del sindaco. Avevi informazioni per loro. Di che tipo? Prima voglio farti una domanda. Perché stai indagando su questo caso? Chi ti ha assoldato? Mi ha assoldato Liz Perales e suo marito. Jefferson. Probabile il nuovo sindaco. Avrei dovuto immaginarlo. Sai una cosa? Anna aveva ragione. Qui l'acustica è troppo buona. Ho l'auto qui davanti. Ok. Ok, certo. Andiamo. Alcuni ragazzi del distretto avevano visto Horvath all'arroio. Sparava ai bidoni e gridava che doveva vedere il sindaco. Lo avevano portato dentro. Portato chi? Peter Horvath, il cyber psicopatico che poi ha attaccato il sindaco. L'avevano portato alla centrale, ma poi si è perso prima che potessimo interrogarlo. Si è perso? Hai detto che si è perso. Com'è successo? Che intendi? Intendo che qualcuno non voleva che marcisse in cella.
E prima che tu me lo chieda, no, non so chi sia stato. Tocca a me. Perché Perales sta indagando su questa storia? Perché farlo in via non ufficiale, di nascosto? Per me, Perales vuole infangare Holt. Vede che Holt sia coinvolto? Non lo so. Non so di chi stanno parlando. Il sindaco assassinato non è una buona pubblicità per il suo vice. Il Red Queen's Race. Ne sai qualcosa? Sai cos'è? Forse sì, forse no. C'entra qualcosa con Ryan? Andava lì il giorno in cui è morto. Ok. Andremo dal mio informatore. So solo che è un club per ricchi. Va bene, Ratto, grazie di tutto. Buona cena. Magari andiamo prima da lei. Decidi. Esatto. Su Telegram. Ci vediamo dopo su Telegram, dove tutti possono aggiungersi. Andiamo dal tuo informatore. Quel club è una buona pista. D'accordo. Salta la corsa, perché sennò qua siamo fino a domani. Sta piove di brutto? Che facciamo? Siamo qua fino... Il tipo lavora qui. Ah, ecco. Va a parlargli. Ti aspetto fuori. Digli che Igor lo saluta. Lui saprà di cosa parli. Ok. Ok, aspettami qui allora. Cerchi un'ispirazione generale o qualcosa di specifico? Posso aiutarti con entrambi. Ma qua che si vendono? Cazzi di gomma? Che cazzo è? Va bene. Ti saluta Igor. Cazzo no! Gli ho già detto che ho chiuso, che sono fuori. Dove cazzo vai? Lasciatemi in pace, cazzo! Tutti qua! Corri! Cazzo! Ehi, Ni! Vattene! Calma. Rilassati. Devo solo farti una domanda. Non c'è niente da vedere, signore. Forza, sparisci, ho detto! Lasciatemi in pace, ok? Non potete costringermi a fare niente. Certo che possiamo. In realtà possiamo. E lo faremo. Dici solo dove possiamo trovare il Red Queen's Race. Non lo so! Boom! Pensaci bene, cazzo! E fallo in fretta. Adesso dovrò dargli 3 soldi. D'accordo. Cazzo. Rilassati, ok? Come Guitry Gildus. È fuori dai confini cittadini, vicino al fiume, nell'area di Bonita Street. Ci sei mai stato? Basta, non vi dico più un cazzo. Baciatemi il culo, tutti e due. Vabbè, ci ha detto quello che ci serviva. Guarda un po'. Una vera e propria svolta. Sembra promettente. Ma farei comunque un salto a quel mercato. Mercato? Il capo di Horvath, quello di cui ti ho parlato. Non ignorerei quella pista. D'accordo. Ok, andiamo a controllare questo mercato. Prendiamo la mia auto? Incontriamoci lì. Meglio vedersi lì. D'accordo. Allora, ragazzi, io, a parte che V qua sta molto male, questa parlare di pizza mi ha fatto venire ancora più fame di quella che avevo prima, quindi ci salutiamo qui e ci vediamo la prossima, che sarà sicuramente settimana prossima, non so che giorno però, vediamo.
Quindi ragazzi, vi saluto. Qui facciamo una cosa, facciamo che salviamo, salva partita. Ciao, grande. Ma Frassovic, Vix, sei Fruzzovic in sotto vendite spoglie o sei un'altra persona? Adesso vediamo se mi risponde Frassovic, se no vi saluto. Ma quanto delay c'è, scusa? Quanto passa tra quello che dico io e quello che fate voi? Tantissimo. Ah, ok, 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 perfetto. Va bene, dai. Ci vediamo su Telegram allora. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.